Salve a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo su The Sims 3. Ok, ultimamente non ci sono stato, lo ammetto, ma sono stato veramente molto impegnato ultimamente. E non sto scherzando, perché tra palestra e scuola guida veramente molto del mio tempo se ne va via. Ok, vediamo, ci ritroviamo il nostro sim Falco, sì, me lo ricordo, a meno che si chiama Falco. E cos'è successo? Non so cosa fare, perché non mi ricordo tutto ciò che avevamo fatto precedentemente e non ho badato neanche a cercare di vedermi un mio video indietro. Quindi ciò che faremo in questo video è fare una ricerca scientifica. Sì, bene, andiamo a fare delle ricerche scientifiche, perché è una cosa che dobbiamo portare avanti, che dobbiamo aumentare il nostro livello nelle abilità di scienza, e quindi ci andiamo a fare un paio di ricerche. Quindi ci dirigiamo subito lì e vediamo cosa abbiamo. Vedere Valentina nell'albo d'onore, ok, questo vabbè ce lo ricordiamo. Trovare dei semi, anche questa è una bella cosa. Vediamo, felicità vitalizia 47.000, è abbastanza. La nostra simmina invece, che si chiama Rain, cosa vuole? Vuole insegnare a Raffaele a camminare. Dobbiamo continuare a scrivere, imparare a cucinare e vedere la nostra Valentina che diventa un genio. Non è male, non è male. Vediamo come stai messa, scuola 7. Da quando hai cominciato? È anche da un bel po'. Dobbiamo metterci un po' a studiare. Però adesso non ne abbiamo bisogno. Ok, cominciamo a mettere i primi bisogni dei nostri sim. Quindi andiamo in bagno. Ci andiamo a fare una bella doccia, che ci serve tantissimo. E vediamo, dobbiamo mangiarci qualcosa. Un pasto veloce, una bella insalata, che fa benissimo. Poi la nostra Ren invece... vediamo, nostro bebè ha bisogno di un bel po' di cosa, vero? Mamma si è alzata, non ti preoccupare, cambiamo il pannolino sporco e poi ti diamo da mangiare. E poi andiamo a mangiare anche noi. Ok, prepara colazione, un bel po' di frittelle. Il nostro Falco intanto si fa le sue belle ricerche. Vai, vai, studia, fai delle ricerche, delle innovazioni, qualsiasi cosa tu voglia. Ginseng, che cos'è questo invece? Uova blu, sì. Poi cosa abbiamo? La menta, l'erba, fiore della morte. Abbiamo un bel po' di cose, un inventario abbastanza interessante. Ok, la nostra Elena si sta andando a preparare un bello spuntino. E vediamo, cosa stai facendo Raffaele? Hai bisogno di dormire, però hai bisogno anche di imparare a camminare. Ok, insegniamogli a camminare e a parlare. La nostra Valentina intanto sta ancora dormendo, vabbè sono le 7.38. Possiamo farla ancora dormire, dai. Dormi con gli occhi aperti. O no? Sì, dorme con gli occhi aperti, ragazzi. Vai. Secondo me sta sognando. Vediamo cosa sta pensando. Ha un microscopio. Sì. Adesso sta pensando al pollo. Io penso... cioè, guardandola sembra che sta pensando a un bel ragazzo. È impressione mia. Adesso ha uno stagno. Vabbè, torna a dormire. Intanto andiamo a vedere la nostra Ren. Ok, sta cucinando. Cosa è successo? Ti piace cucinare, vero? Intanto la nostra Sim, ricordiamoci che è senza lavoro, lei è una scrittrice. Cosa fa il nostro Raffaele? Fatti prendere in braccio. Ti sei già scocciato di... No, tu non ti scoccerai mai. Paghiamo subito le nostre bollette. Magari vieni qui e ti prendi un po' di frittelle con uva, come si chiamano.
Sì. Ok. Tu bada al bambino, a Raffaele. Però non hai mangiato. Ai ai ai. E allora facciamo un pasto veloce e una bella insalata verde. E poi hai bisogno di andare anche in bagno, vero? Sì. La nostra Valentina invece cosa è? Deve ancora svegliarsi. Beh, ti sveglio io purtroppo, eh. Stai dormendo un po' troppo tempo. Dai che c'hai gli occhi già aperti, quindi sei sveglia. Ok. Felice? Ok. No, vai, andrai subito a mangiare, vai. Ok, fai la pupù. Ok. Adesso ti fai magari una bella doccia. Brava, fai una brava bambina. E vediamo, Ren si sta ancora occupando di Raffaele. Continua il nostro falco. Intanto no, non devi fare queste cose. Ritorna a fare delle ricerche scientifiche, dai. Vai. Fino a quando non migliori l'abilità, cioè fino alle 10. Veramente fino alle 10. Beh, vai, fino alle 10. Se vuoi fare fino alle 10, fai fino alle 10. Che ti devo dire? Sì, perché stranamente questo tempo estivo nel gioco non è assolutamente estivo comunque. Beh, 8 ore, hai qualcosa da fare, si vede. Tanto la nostra sim ha un po' di cattivo umore. La nostra Valentina ha appena finito di farsi la doccia, vero? Hai appena finito di farti la doccia? Di' la verità. Dai, che l'acqua la paghiamo noi. Acqua e gas, papà. E loro vivono a spese di papà, come sempre. Intanto Raffaele ha un po' sonno. Beh, anche la nostra sim non è nelle migliori delle condizioni. Però dobbiamo... Ecco, lo sapevo. Mettiamola a dormire. E la nostra sim si fa le sue cose. Quindi va a fare la pupù. E poi ci prepariamo... No, servire, no. Facciamo un pasto, un bello yogurt. Tanto te vattene a ninna ormai. Anche se stai crescendo, quindi dobbiamo fare subito. E guardate chi c'è, ragazzi. Il migliore amico Enigma. Dove stai andando? Enigma? Dove stai andando, Enigma? Ti sembrano cose da fare? Dai, esci. C'è mamma, sta mamma in bagno. Si fanno queste cose. Ok, magari facciamo giocare un po' con Enigma. Speciale, amichevole. Impara a conoscere, dai. Giochiamo un po' con Enigma. Tanto Rain, ok, si deve mangiare. Falco lavora. Partecipa alla competizione scientifica. Dai, lascia. Andiamo a vedere un po'. Intanto sì, è diventata pazza perché parla da sola. Ah, no, però la mamma lo sa, questa è l'intelligenza del grandissimo The Sims 3, ragazzi. Cioè, lei non può vederlo, però sa che sta lì davanti, sai chi è. Bah, tanto rafforziamo la nostra amicizia con Enigma, racconta una storia buffa, vai. Intanto, te, no, niente queste cose brutte, appena finisci di mangiare. Vai qua, facciamo scrivi il padrone delle miniere, sì, come lo chiami. Vai. Poi... Ok, intanto buona amicizia, stiamo migliorando come potete ben vedere. Amichevole, chiedi di lottare con i cuscini. Amichevole, lotto con i gavettoni, no, gioca da acchiapparello. Intanto, ok, una competizione scientifica è andato il nostro falco. Ren ha appena iniziato a scrivere, vero che stai scrivendo? Mi raccomando, scrivi per bene tutto. Non dimenticare nulla. Intanto, che abbiamo? Valentina che sta giocando ad acchiapparello. Va bene. Il nostro piccolo Raffaele sta dormendo, tutto spaparanzato. Guardatelo qui, eccolo qua, spaparanzato. E fai la ninna, finché puoi, anche se sei bimbo. Quando ti farei vecchiarello non potrei più. Ok, intanto acceleriamo un po' il tempo. La nostra sim ha quasi finito di scrivere il suo libro. Ok, andiamo a divertirci allora con Valentina.
cosa è successo, ragazzi? State giocando? Perché stai con l'ombrello? Cioè, gioca sotto l'acqua senza problemi, ok? Sei fermato? Cosa sei? Sei stanco? Ok, adesso deve essere inseguita la nostra Valentina, se non sbaglio. Però il problema è che dopo un po' si ferma. Ah, perché è stanca, arriva lui, tocca e dice sì, ho vinto io. Va bene, possiamo fare anche qualcosa di più intelligente per la nostra sim, eh? Non è male migliorare qualcos'altro. Anche, possiamo fare anche qualcosa di... così. Allenati, no, non migliorerà mai. Cosa posso farti fare, piccola Valentina? Cosa posso farti fare? Riponi i libri presenti nell'inventario di famiglia. No. Leggi logica 1, dai. Vai a leggere qualcosa di logica. Intanto la nostra Valentina è emotiva. Sì, lo sappiamo. Non credo sia fondamentale nella nostra vita sapere che emotivo in questo momento. Intanto, cosa è successo? Il tuo stand alla fiera scientifica ha fatto una discreta impressione. Anche se non hai sbalordito nessuno, i tuoi colleghi sono rimasti ammirati dalla solidità della tua presentazione. Ottimo. È un grande lavoratore il nostro Simon, non ce lo dimentichiamo mai. E quando torna a casa magari continui un po' con la scienza perché ci serve. Sì, cosa c'è? Dai, continua a scrivere. Però non so se ce la fai. Ah, ti sei stancata. Beh, allora mettiti a giocare. Ah, videogioca, gioco di guida, giusto per fare qualcosa. Falco il barbone, eccolo qua ragazzi, il nostro bel barbone di casa. Questa barba mi ricorda la mia Mission Impossible di farmi crescere la barba, ma barbone, ma non ci sono riuscito. Beh, continua intanto. Valentina, cosa stai facendo? Logica 1, mettiamo fino ad aumentare l'abilità. Vai, cerca di fare qualcosa. Intanto Enigma, tu tutto bene? Qualche problema? Altro? No, eh? Ok. Ah, questo è l'importante. Intanto, ragazzi, è di sabato, quindi possiamo anche... Voglio farli andare un po' presto, perché voglio che di mattina siano abbastanza attivi. Ma fra poco arriva l'estate, speriamo smetta di piovere. Magari... Ok, il nostro falco... No, non giocare. Però controlliamo il meteo, una cosa che difficilmente facciamo. Controlla il meteo sulla televisione ad alta definizione, certo. Ok, domenica ragazzi, 30 gradi sulla massima e c'è già il sole. Poi il mercoledì già si sta meglio. Beh, allora possiamo divertirci, sì, possiamo divertirci. Beh, puoi finire anche di vederti il meteo, fai una cosa, vattene, vai a lavarti, fai una bella doccia e poi vai a dormire. Dai, facciamo così. Rin, fermati un attimo, cosa è successo? Ha fame. Prego, diamogli da mangiare. Dai da mangiare. Poi Valentina, facciamo una cosa anche con te. Fai un passo veloce, ti mangiamo un bel yogurt. Poi vai a fare la pupù. E poi a Ninna. Dai, facciamo così che voglio andare a dormire abbastanza presto. Presto. Poi qui facciamo un pasto veloce, insalata verde e poi a Ninna. Dormi. Rain, bisogna anche lei di farsi una doccia, eh. Non ha proprio un buon odorino. Anche lei ha bisogno di mangiare qualcosa, facciamo una bella insalata verde anche per lei e poi a Ninna anche lei. Ok, andiamo avanti. Vai. Intanto andiamo a vedere la nostra Valentina, cosa c'è? Intanto è stalkerata sempre da Enigma, che sta sempre davanti ai piedi, eh. Questo è da tener conto. Intanto si fa anche una piccola conversazione con il nostro falco. Intanto una casa da schifo, perché addirittura i piatti tutti sporchi, sa da quanto tempo sono qui. Il nostro falco ha deciso finalmente di buttarli.
Però penso che questo rimarrà qui, vero? Gelato immangiabile addirittura. Sì, ripulisci. Ripulisci. Magari ripulisci anche questo. Mentre la nostra Jane si va a preparare qualcosa e poi va a dormire. Ok. Vai, Falco, pulisci. Ottimo. Prego, puoi andare a dormire. Valentina, sì, pulisci anche tu. Finisci a fare quello che devi fare. Mentre anche la nostra Rin, una volta finito, se ne va a dormire. Va bene, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Attacco zombie. Cioè, che ti interessa dell'attacco zombie? Dai, vai lì e poi dormi. Comunque, direi che per questo video è tutto. Abbiamo trascorso una semplice e normale nostra vita. Io direi che per questo è tutto. Arrivederci.